Studio 7, in collaborazione con Sport Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Comic Valentine, you make me smile with my heart. Et Elohai Raiti Bekafe. Guarda, io la prima domanda te la farei in italiano, è perché è semplice, quindi molto semplice. Chi è Noa? Allora, buonasera, I'm Noa, io sono Noa. Il mio nome attualmente è Ahinoam Nini, il mio nome completo. Ahinoam è... significata sorella di pace in ebreo, nella nostra lingua, ma è un nome molto difficile dire, to pronounce, I don't know how to say pronounce, so kick in Julia with the words that I don't know how to say. How pronunciare. Pronunciare. Allora, poi Noa è il mio nome de palcoscenico, nome internazionale, ma Noa era la prima femminista in Bibbio. Io amo molto questa idea del femminismo anziano. E anche Noa significa N-O-A, not only Ahinoam, non solo Ahinoam, that is the letters N-O-A. Non solo Ahinoam, perché la mia carriera di 30 anni era un viaggio magnifico in tutto il mondo, con amici, con musicisti fantastici, con attività per la pace, per i diritti umani, per la musica naturalmente, con il mio collaboratore fantastico Gil Dore, chitarrista magnifico e il mio amico. Noi siamo un gruppo, un piccolo gruppo, con famiglia di 30 anni. Ma non solo, anche con tutte le persone fantastiche che ho conosciuto in questo viaggio magnifico. Allora, sono israeliana, d'origine yemenita, nata in Israele, cresciuta in America, in New York. I don't know how to say that, a Israele quando ho avuto 16 anni, 17, io sono una combattente, I'm a warrior, combattente per pace, per i diritti umani, è una musicista, una scrittore di musica, cantante, percussionista, una mamma, molto importante, tre figli. Allora, bastano. Come mai il nome di quest'album e soprattutto come nasce questo album? So, Afterology is a little bit of a 30th anniversary album, 30 years of career. It's a gift that Gil and I gave to ourselves and also to our public. And it's a very much a Corona album as well. Quindi Afterology è una sorta di album celebrativo per i 30 anni della carriera di lei e del suo collaboratore Gil, quindi è un regalo che hanno voluto fare a loro stessi e anche al loro pubblico, ed è anche un album del coronavirus, in un certo senso. I'll explain that a little. So Gildor and I, jazz is at the heart of our relationship, because we met in the Rimon School of Jazz and Contemporary Music in Tel Aviv. I was a student in that school directly after my military service. And Gil is one of the founders of the school, and he was my teacher. The first concert we had was at a jazz festival in Tel Aviv, where we did standard tunes and also original music. I grew up in New York, and jazz music was a very important part of my musical life. Jazz is everywhere in New York and in the United States.
Gil is one of the most well-known jazz musicians in Israel. In the beginning of our career, we performed in endless jazz festivals. And maybe most importantly, we owe our international career to a great musician by the name of Pat Metheny, maybe the most famous jazz musician ever alive, one of the most famous jazz musicians alive today, who was the producer of our first album and actually opened the doors to us, to an international career into the world. So jazz is a very important part of our lives. So it was natural for us finally, after 30 years, to make a jazz album. And that's what Afterology is, it's a jazz album. Il jazz è una parte importantissima della sua vita e della relazione che ha con Gil, perché si sono incontrati in una scuola, la Rimon School di jazz a Tel Aviv. Gil a quel tempo era il cofondatore e anche un suo insegnante. E lei era una studentessa che si era iscritta a quella scuola dopo il servizio militare. E il loro primo concerto di lei, Gil, è stato durante un festival del jazz, dove hanno fatto sia dei brani standard di jazz che anche dei brani originali. Quindi il jazz è parte della sua vita anche in quanto proviene dal retaggio di New York, dato che il jazz si trova ovunque a New York. E Gil è un musicista molto famoso a Israele, e hanno partecipato insieme a molti festival. E c'è anche un altro artista che lei ha nominato, Pat Metheny, che è sempre uno dei artisti jazz più famosi, fondamentali, che ha prodotto il loro primo album e ha aperto loro moltissime porte. Quindi per loro è stato scontato e naturale, dopo 30 anni, fare un album jazz. Un album semplice, minimal, chitarra, classic guitar and voice. Sì, sì, actualmente questo è la, that's the connection to the corona. That's why I said it was a very much a coronavirus album. Because Gil and I made this album alone, here in my home studio where I'm sitting, it's in my house. We recorded it here. Gil played guitar, he plays a beautiful Gibson L5 guitar, which is a beautiful jazz guitar, but also recorded the songs here while he playing and recording at the same time. I was singing in this room behind me. We made it, you know, it was impossible for a group of musicians to meet during the lockdowns here and in Israel, like in Italy. But Gil and I were in the same capsule. I mean, he lives in a different place, but we could meet because we were in the same group. So we did meet and we made it together. And for me, it's not only the minimalism, but also something in the statement of this album makes it a very much adaptable to what happened to all of us in this corona year. Because it's, first, you know, corona stripped us down. You know, it forced us to take a lot of layers off of ourselves and remain only with the essence of what we really are. The people we really love, the things that we really love, what we minimally need. It was a minimalist year, and this is a minimalist album. And also I think that many people during corona year were forced to think, what do they really want to do? What do they love to do? I mean, because life is short, and there's really no reason to waste it on doing things that are not useful to you or to humanity. And for us, this is our answer. That's why we called it Afterology. After all of these years, we love to make music. We love to make music together. We make only the music that we love. And this was a great way to pass this challenging corona year with this realization, to give the world what we love with humility, with minimalism, with beauty. That's it. È stato un album, dicevo prima, del coronavirus, perché è un album molto minimalista, solo chitarra e voce, che abbiamo registrato io e Gil qui nel mio studio a casa. Infatti lui suonava una bellissima chitarra jazz e mentre suonava registrava e io nel frattempo cantavo.
ci siamo incontrati insieme come se fossimo in una capsula e è stato bello trasmettere questo messaggio di minimalismo perché ci siamo dovuti adattare a quello che è successo durante quest'anno. Questa pandemia è come se ci avesse spogliato, ci avesse tolto tutti questi strati e fosse rimasta l'essenza, che è quello che davvero conta, le persone che davvero amiamo e quello che davvero abbiamo bisogno e vogliamo fare. Quindi è stato in questo senso un anno minimalista e questo è un album minimalista, perché grazie a questo abbiamo davvero capito quello che ci piace fare, che la vita è corta e che c'è poco tempo e quindi è inutile sprecarlo a fare cose che non vogliamo fare. E Astrology quindi è una risposta, dopo tutti questi anni noi siamo qui a fare quello che ci piace, a fare la musica che ci piace, ed è stato il nostro modo per affrontare quest'anno con minimalismo e bellezza. E ha parlato della pandemia, a questo punto ci metterei la domanda che hai preparato, che è molto bella, no? Riguardo il tempo trascorso, gli ultimi 30 anni, e quindi tutta la strada, il percorso che ha fatto Noa e cosa resta. Magari se Giulia vuole... So how do you feel after 30 years, after this pandemic that has a severe impact on the world, after all of your travels and all of your song, how all of these touch you? Well, it's a big question. The world now is in a very difficult place. I don't know, I'm sure you are aware of what's going on in Israel now. Israel is in a very, very difficult moment right now. We are under a missile attack from the Hamas. Yesterday I sat with my children in the bomb shelter of my home. Can you imagine that? Many people are being killed and wounded. It's a terrible moment for us. There is also terrible unrest inside Israel, between Arabs and Jews. It's as if all the tension that has been built up for many years, all the things we did not have the courage to deal with. You know, I think all of us know, every psychologist knows, if you have a trauma, if you have a problem and you keep it inside and you don't talk about it and you don't deal with it, finally it will explode in your face. And that's what has happened here in Israel. And I think a lot of that also has to do with the corona year, because the corona year was difficult for the entire world. It like I said before, it forces us to take away the layers and deal directly with what is critical and what is important to us. And here in Israel, it's critical to deal with our issues, our political issues. We have a government which is very, very negative right now, and we have to change it. There are efforts being made to change it. I was involved the last year in a very strong protest movement, demonstrating a lot together with tens of thousands of Israelis against the government. And now we are seeing the results of the very, very dark actions of the government, which have fanned the flames of hatred rather than trying to influence people to communicate with each other. This is very sad for me to see. I'm hopeful that at the end of this horrible, violent struggle that's going on, the majority of the Israelis and Palestinians living here in Israel and around in the territories will understand, even though it's so clear, that nothing comes from violence, nothing except for more violence and more bloodshed. The only way is through dialogue. I have been saying this all my life, and it's so sad that people have still not internalized it. I feel that I have the privilege, after 30 years of career, and I have the privilege to be able to touch people's hearts through music. I will continue to do that in every way I can, always in the service of human rights, of equality, of kindness and generosity, of communication and dialogue. And I think that now it's more important than ever.
È stato un anno molto difficile, il mondo si trova in una condizione molto grave e in particolare per quanto riguarda il mio contesto, ora Israele si trova in una condizione molto complessa, ci troviamo sotto un vero e proprio attacco, ci sono missili e l'altro giorno ero con i miei bambini, ci siamo protetti nel nostro rifugio, persone vengono uccise, ci sono violenze in tutto il paese. E ci sono anche dei movimenti di protesta e degli scontri tra gli arabi e gli ebrei, quindi è un anno ed è stato un anno di tensioni che sono alla fine esplose, come quando si tengono represse delle cose in ognuno di noi, alla fine esplodono, e cosa è successo con le tensioni che c'erano da molto tempo. E tutta questa situazione è stata ovviamente aggravata anche dal coronavirus, che come dicevo prima ci ha tolto molti strati e quindi ci ha costretto a confrontarci con ciò che è importante, ciò che è critico anche. E in questo momento quindi ad Israele ci sono dei problemi politici che ho molto a cuore. Il governo non ha agito nel modo giusto e bisogna cambiarlo. L'anno scorso ho partecipato a dei movimenti di protesta e spero si stanno iniziando a rendere conto, perché i risultati negativi di quello che il governo ha fatto stanno diventando evidenti. E diciamo che invece di comunicare, appianare le tensioni, sono state messe in vista e sono state aumentate. Spero che alla fine di tutto questo ci si possa rendere conto che la violenza porta solo ad altra violenza. Quello che conta davvero è il dialogo. Io sento dopo 30 anni, dopo i miei viaggi, la mia carriera, di riuscire a toccare, avere il privilegio di riuscire a toccare il cuore delle persone, e continuerò sempre a farlo, cercherò sempre di farlo, di combattere per i diritti delle persone e di esprimere la generosità, la gentilezza e l'importanza del dialogo, che per me sono fondamentali. Giulia, brava. E adesso allora, com'è stato suonare dal vivo in streaming? Com'è stato ritornare sul palco a suonare dal vivo? Ma soprattutto, tornerai in Italia a luglio? Durante questo anno ho fatto molti concerti qui da casa, dal mio studio, in streaming da tutto il mondo. Era un'esperienza molto interessante, molto educativa, era un modo di toccare molta gente in periodo difficile, gente in casa, senza opportunità veramente toccare la vita, la musica, per noi era una veramente bella opportunità arrivare dalle persone anche in paese dove è impossibile per noi viaggiare, come le paesi arabe, per esempio. Era bellissimo questa unità unica che sarà creata durante questo periodo del corona. Ma naturalmente non c'è niente può essere come l'esperienza di essere insieme in concerti, di cantare da vivo per il pubblico, questo magico. In Israele, ok, prima questa esplosione di violenza terribile, abbiamo iniziato a fare concerti da vivo, perché la situazione del corona è meglio in Israele dell'altro paese. In questo momento abbiamo quasi niente di coronavirus. È terribile, it's funny, è divertente, come dice, it's funny, ma in questa esplosione di violenza e guerra, è come coronavirus, you know, it's like we forgot about it, now we are in the next tragedy, adesso noi siamo la prossima tragedia, it's crazy. Ma abbiamo iniziato e fatto il concerto, era bellissimo, ho fatto un concerto con la Filarmonica di Israele, con il mio band, con differenti posti, con il mio nuovo album, Afterology con Gil, e come lei ha
like you said? How do you say Giulia, like you said? Come hai detto. Come? Hai detto. Come hai detto. Abbiamo una gira completa dei concerti in estate in Italia, molti concerti. Io spero che tutto sarà buono per l'estate, che sarà possibile viaggiare liberamente e vedere di nuovo tutte le persone fantastiche che io amo molto in Italia, la mia seconda casa. Pietro, a questo punto la domanda sorge spontanea. Sei mai stato nelle Marche, Macerata, Ascoli Piceno? Hai mai visitato questi luoghi? What is that question, Giulia? Are you familiar with the Marche region in Italy and the city of Ascoli? That's where we're from. Oh, yes. Yes. I'm definitely familiar with Marche. I did a very beautiful event. Ho fatto un evento indimenticabile in Marche. Risorge Marche è il nome, sì, nelle montagne, le montagne con un uomo, no, non ricordo il nome, Neri Marcore, un attore, eh? Neri Marcore, Neri, wow, bello, bravo, che bello, era una esperienza incredibile per noi, la solidarietà con Marche. Vedere tutte le gente che ha that climbed up the mountain, come la Sound of Music, you know, come il film Sound of Music, era bellissimo da morire. E non è la prima volta che ho cantato in Marche, è sempre un piacere ritornare. E adesso, io pongo la domanda in italiano, poi per la tradotta, perché questa è un pochettino, hai sicuramente una voce delicatissima. È bellissima, sciogliente. Intanto, prima cosa, l'emozione che provi quando sali sul palco e vedi le persone di fronte che si emozionano, sorridono, piangono, comunque sentono la tua voce nel cuore e la vivono. How do you feel watching people's face and their reaction when they listen to your songs, when they smile, they get emotional? Per prima, durante il concerto, non è possibile per me vedere il pubblico. Io devo concentrare veramente dentro di me. È un po' come pregare. It's like praying. You know? you are concentrated. Io prego, I pray. E nel tempio del Dio di musica. Okay? Questo è il mio, it's my approach, it's my attitude. To performance. Ma dopo il concerto, quando io parlo con la gente, quando ho letto le lettere, per me è un incredibile grande onore avere la possibilità di toccare le vite della gente e forse aiutare la gente in momenti difficili nella vostra vita. Con le mie canzoni, forse Ave Maria, La Vita Bella, queste due canzoni. Molte volte io ascolto come le gente utilizzare queste due canzoni in momenti difficili nella vita, in death and birth, I don't know how to say, la nascita e la morte, in joy and in sadness, la gioia durante gioia e in tristezza. Per me, sì, io devo scegliere grande pubblico, soldi, oppure toccare profondamente la vita di una persona. Io ho scelto toccare una persona. E in questo modo io sono veramente fortunata. Cosa ci racconti, insomma, quando che emozione hai provato a cantare la canzone della vita è bella davanti al Papa? Ho cantato per tre papa, ho cantato per Giovanni Paolo II e Benedetto una volta e molte volte per Papa Francesco. Ogni volta era un grande, grande onore e piacere.
especially, specificamente, come dici especially? In particolare, perché io sono ebrea, israeliana, ebrea, una donna, d'origine arabo, la mia genetica è araba, Yemen, però la mia religione è ebrea, io non sono una donna. Con tutte queste combinazioni, tutte le culture, le religioni insieme, in fronte del leader religioso più importante del mondo cattolico, è una... It's proof. How do you say proof? Prova. It's proof, è prova che la musica, la cultura, l'amore può rompere le barriere tra le persone, tra le religioni, tra le culture. Questo è una... how do you say source? Risorsa di speranza, di gioia per tutti noi. Ho capito quando ero giovane, 22 anni, 23, la forza della musica, dell'arte per fare tutto questo. Tutti questi concerti in Vaticano o per le pape, they strengthened my conviction that there is nothing more beautiful than this power of the human spirit, the love in the heart of the human spirit. Tutto questo l'ha fatto capire che non c'è nulla di più forte dello spirito dell'amore umano. Anyway, so era un grande onore. Le collaborazioni che hai fatto sono tantissime, ma qual è quella che ti ha emozionato di più, Emosh? Which was your most exciting, your most emotional collaboration among all thousands that you did? You mean collaborations with other artists? Yeah. Artisti? Molte. È impossibile scegliere uno che è la più bello. In Italia ho collaborato con molti musicisti fantastici, con i Solis String Quartet, quartetto d'archi da Napoli. Oh, io sono innamorata di questi quattro ragazzi, musicisti fantastici. Abbiamo fatto molti concerti insieme, due album, anche un album dedicato della canzone napoletana, e anche un altro album live registrato qui in Israele. 200 concerti insieme, fantastico. Con Carlo Fava, cantautore fantastico milanese, ho fatto il Sanremo Festival con una canzone che lui ha scritto, bellissima canzone, un discorso in generale, era un momento bellissimo. Ho cantato con Pino Daniele, era bellissimo, e Andrea Bocelli, un grande uomo, grande fisico, un grande in spirito, un grande in voce, un delicato anima, un grande amico. Internazionalmente, Sting, Sting, il mio eroe da quando ero giovane, era innamorato di Sting, finalmente cantare con lui era un grande momento per me. Stevie Wonder, wow, you know, un gigante, come dici, giant della musica, grande onore, molto da imparare da lui. Finalmente Quincy Jones, che il mio mentore è Pat Metheny, naturalmente. Grande onore, sono fortunata di aver avuto l'opportunità condividere il palco, condividere esperienze in musica, imparare da tutti questi incredibili musicisti. C'è qualcuno che ancora magari con cui non hai collaborato, ma con cui vorresti collaborare? Wow. Most of them are dead already. Dice che la maggior parte sono morti. Sfortunatamente, if I could bring back some of my heroes, you know, the people who I admired most, the great jazz musicians, classical musicians,
I would love to meet and to sing with. Live right now, I can't think of anyone that it's my dream to collaborate with, you know. My heroes like Joni Mitchell and Paul Simon, they're already quite old at this moment. Of the young musicians, there are many, but there are many, many talented people. I can't put my finger on one that I would say, wow, it's my dream to collaborate with them. You know, maybe after 30 years of career, I've reached a point that they want to collaborate with me. The opposite. So it's nice, you know, it's nice. I worked hard for that. Quindi dice che gli piacerebbe poter collaborare con molti dei suoi idoli della musica jazz e classica, che purtroppo però non ci sono più. Tra gli artisti ancora in vita ci sono alcuni dei suoi idoli come Mitchell e Paul Simon, che però sono avanti con l'età. Ci sono anche molti artisti giovani con cui le piacerebbe, ma non si sente di puntare il dito, di sceglierne uno, perché magari dopo 30 anni di carriera è arrivata al punto in cui sono gli altri a voler collaborare con lei e ha lavorato molto per arrivare a questo punto. E ritornando al nuovo album, quale canzone prima, allora, nascono prima le parole o nasce prima la musica? Oppure nascono insieme? When I write songs, what comes first, the words or the music? Yeah, or if they come together. Normally together. When I write my original songs, they do come together. Songs are like born, like a child, you know, for me. Or they appear. It's like I discover them. That's the way it is. It sounds maybe so strange, but I always think that creative artists have an inner vision that is maybe different from other people. It's like mathematicians. They look at numbers and they see poetry, you know. Musicians see poetry in everything, and songs appear to us in every corner of our souls and in the world. So that's the way I've always felt. I have to say that Afterology, of course, is an album of jazz standards where I'm paying respect to great songs that have been written. And I do that with a lot of love. And during my tour, I will fuse between, you know, the old songs, new songs, Afterology and other albums. It'll be a little bit of a best of, you know. After this corona year, I really wanted to give people, you know, the best of myself, not only one corner, and I'm hoping that they will appreciate it. Di solito parole e musica vengono insieme perché le canzoni per gli artisti sono come dei bambini, appaiono, lei le scopre, hanno una sorta di visione interna diversa dalle altre persone, come i matematici che vedono la poesia nei numeri, i musicisti vedono la poesia un po' ovunque, quindi ecco, le due cose vengono insieme. E questo è un album jazz, è stato bello scriverlo, lei l'ha fatto con il suo cuore, e fonde sia canzoni vecchie della tradizione che nuove, quindi porta insieme il vecchio e il nuovo. E è una sorta anche di best of, una raccolta di momenti migliori anche di se stessa, voleva presentare il meglio di se stessa e non solo un certo punto di vista, un angolo al pubblico. Could you tell us something about Life is Beautiful and your song Beautiful That Way? Well, I don't think there's anything I can say about that film that you guys don't already know. You know, it's been part of everyone's life now for 25 years. It's an amazing film. I was very honored to have the opportunity to work with Roberto Benigni and Nicola Piovani. The lyrics came from very deep inside my heart after watching the film. Gil wrote the Hebrew version and I wrote the English version. We recorded two versions of this song. The message is the message that I carry with me that I have carried and will continue to carry throughout my career, which is that there is no horror and no tragedy that the love and the beauty of the human spirit cannot overcome. And nobody has a monopoly on this love, on the power of love. No religion, no nation, nobody. It's inside every single human being.
And I think history has proven that again and again. Definitely the Holocaust has proven that. When we see the survivors and we hear their stories, how people used art, music, love, their passion to survive terrible situations. And it gives us a lot of hope for our world today that we can overcome difficult situations with the power inside of us. I really truly believe in that, and I thank Roberto and Nicola for giving me the opportunity through this collaboration to spread this message through my music around the world. What? Yeah, I'll just put another question and then I will translate the whole, because we have another part that's related to this question. Your song, Beautiful That Way, begins with the sentence, smile without a reason why. So how important is smiling in life related to what you already said to us? Very. It generates good energy. I mean, sometimes you just have to first smile and then think of why you're doing it. I mean, not the opposite. We don't always have reasons to smile in life, you know? But I think that if you really find the energy to be grateful for something, I mean, most of us, if we're not really living in misery, have much to be grateful for. There's many things that we can just enjoy, the simplest things around us. Nature, our family, our health, you know, the simplest things. The corona definitely emphasized that. So even if you're just feeling grateful for what you have, you're feeling love for the people around you and you smile, you radiate light around you. And that light is infectious, you know, it's much more infectious than corona. It just creates an atmosphere around you of positivity, which is very, very important. I know that's much easier said than done. And me too, I don't always manage to do it. Sometimes I have to think of my own song and say, you wrote that song, didn't try to do what you actually sing about. And that gives me also an incentive to think positive, even when horrible things are happening, like what's going on now in Israel. So yeah, a song has a lot of power, a lot. Quindi, rispetto alla domanda precedentemente sulla La vita è bella, dice che è stato un film bellissimo e noi italiani in primis lo sappiamo, è stato un onore per lei collaborare con Roberto Benigni e Nicola Piaviani. Il testo proviene dal profondo del suo cuore dopo le emozioni che ha provato dopo aver visto il film. È stata registrata in due versioni, la canzone Beautiful That Way, Gil si è occupato della parte in ebraico e lei invece ha registrato la parte in inglese. Il messaggio è quello che lei cerca, ha cercato sempre nel corso della sua carriera di comunicare, che non c'è nessuna cosa orribile, nessuna tragedia che il cuore, l'amore e lo spirito umano riescano a sconfiggere e a superare. È un qualcosa che è dentro ognuno di noi e che ci dà molta forza. E per esempio in situazioni come appunto nel film l'Olocausto ce l'hanno provato, dimostrato che l'uomo attraverso l'arte, la musica, l'amore, lo spirito riesce a trovare il modo di sopravvivere ed è un qualcosa che ci dà speranza anche per oggi, i problemi che abbiamo oggi nel mondo, che possiamo superare tutte queste situazioni difficili attraverso l'amore. E quindi questa opportunità che ha avuto di collaborare con Roberto Benigni e Nicola Pioviani le ha dato l'opportunità di comunicare questo messaggio al mondo con la sua musica. Riguardo invece al primo verso della sua canzone Beautiful That Way, che incita l'importanza del sorriso, sorridere è fondamentale. E è importante a volte sorridere per prima e poi pensare al perché si sorride, trovare questa energia di pensare positivo sempre in ogni situazione e essere grati a quello che si ha, come la salute, la famiglia, la natura, la bellezza, cose che il coronavirus ci hanno fatto apprezzare ancora di più. E sorridendo ed essendo positivi si diffonde una luce intorno a noi che è contagiosa molto più del coronavirus. Quindi crea una situazione, un'atmosfera piacevole e è un qualcosa che sì, è più difficile fare che dire. Lei stessa a volte si trova in difficoltà, deve ricordarsi delle parole che lei stessa ha scritto, delle sue canzoni e quindi trova la forza di sorridere, ma è un qualcosa di molto importante. Oh, I think I said a lot to the Italians right now, but yeah, just ciao tutti, io...
aspetto senza pazienza ritornare alla bella Italia, la mia seconda casa, per cantare a vivo per tutti voi. Take care of yourself, come dice Giulia. Prendetevi cura di voi. Yes, what Giulia said. And un forte, forte abbraccio. Bacio. Shalom. Buona serata. Arrivederci, grazie a tutti. Grazie. Studio 7, in collaborazione con Sport Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Comic Valentine, you make me smile with my heart. Et Elohai, Haiti, Bacafé.